le tipe sono trasformate. Questo è un annuncio pubblico offerto da Capobastone e dai... Buonasera ascoltatori. Questo è un annuncio pubblico offerto da ATX e dalla sua nuova mascotte, Marina la Tettona, cioè io. Tutti i riferimenti anatomici, impliciti o espliciti che siano, sono puramente coincidenziali. Dal momento che avete scelto di guardare questo let's play, avete accettato ad essere esposti a linguaggio esplicito, bestemmioni, scene di violenza fine a se stessa, satira politica, satira scientifica, satira religiosa, consumo di stupefacenti in diretta, necrofagia, e qualunque presa in giro possibile inclusa la Casa Bianca e persino gli hamburger. Pertanto ATC e WTFH non si prenderanno alcuna responsabilità per quanto accaduto oltre la quarta parete, neppure per casi di isteria, incontinenza deretana, eiaculazione precoce, inseminazione artificiale autoindotta, sindrome della Tourette, morbo della mucca pazza, arrapamento e bolla fulminante. Sì, bel maschione. C'è altro da dire? Va bene, allora stasera nella mia stanza d'albergo. Ma chi è quel gotico che p***a sulle rocce urlando? Lui? No, io sono solo un bystander, sono solo uno di passaggio. E mica il capo dell'Isis? Oh sì, l'Isis che ho appena fracassato! Carlo, metti le dita così. Sei capace di dire non posso mangiare il riso tenendo le dita così? Non posso mangiare il riso. E allora mangia la merda. Oh mio Dio, che cosa? È tutto glitchato, pieno di ingnosto, bastardo con la forfora arancia. Rinquist my buffer. Che cosa? No, veramente ho letto quello che c'era scritto? No, perché abbiamo, signori, abbiamo il primo esempio di hack omofoba. You and we did not up. You is the... Oh mio Dio, le textbook sbagliate, gramma... Oh mio Dio, che stack si prospetta bene, è scrausa. Cioè, come dire, è come Snakewood, però a 8 bit e con la grammatica orripilante. Con il simbolo glitchato sull'O per fare comodo. Cosa? Quando si è svegliato gli ho fatto credere di essere un esorcista! So che sei qua! Non mi fai paura! Abbandona! Rientra! Ma sei impazzito! Sì, da ammazzarsi in due nelle risate, Johnny! Diavolo, ti ho trovato finalmente! Esci da questo corpo deforme! Entra in me! Entra in me! Abbandona questo grottesco involucro ed entra in me! Entra in me! Adesso! Ok, lotta! Cosa? Un sasso parlante! The big dragon is in Tempest Island, it is... Colpo... Cioè...
quindi colpiamolo e finiamolo a colpi di help me porn. Help me punch. Yeah. What the fuck? Oh wow, vediamo sto skate, dai, vediamo. Sulla skate, sto belle sulla skate. Questo skate è una madonna dio, cazzo dio, vabbè, praticamente state inventate dei nostri dei trascendenti e quindi non esistono un sacco di cose, non esiste la terza legge di Keplero, non esiste la gravitazione universale, non esiste lo squirting, cosa? Le cazzo di una di textbox paccate, ma come si fa a paccare una textbox ogni 5 dialoghi? La Encyclopedia Britannica si infrange sempre di più. A cosa? Oh no, doppia textbox buggata! No, di nuovo no. Vai ketamina! Distruggi i miei nemici e la mia vita sarà tua! Bastardo, m'ha bruciato! Ma come cazzo si fa a bruciare? Come si fa a mandare in scottatura ketamina al primo attacco? Bisogna essere preoccupati! Quanto un membro dei One Direction, e per membro intendo il battacchio. No, giusto, era Pokémon rosso e... oh, cosa... Oh no, Dungeon! I'm scared! Ma dai, dietro bancone! Non puoi temere nulla nel mondo dei Pokémon, nessuno... Inizio a trillare! Perché ho bisogno di una trivella per aprire la porta? Mettersi le care rane gialle non ha dato l'effetto sperato! Che bastardo sto super nerd! Questo Kramer sembra un maniaco! Sembra che abbia una faccia da pedobier, ma guardatelo bene, ma... Porco Pichu, ma... Porco Maria, ma perché tutti quei c***o di Ekans sono sempre in un team di Team Rocket? Perché? Scommetto che il capo di Team Rocket caga serpenti dal c***o pur di fornire i suoi compatrioti di una squadra di Pokémon. What the fuck? I went to make the button. Cosa? Flaborto. Oh mio dio, le textbox buggate. Perché c'era scritto Flaborto? Chi m***a è Flaborto? Ci sono più balze qui che nell'inferno, eh? Curi i tuoi Pokémon nel dove? Nel Poké Center che non c'è? Sì. No, non ho controllato il museo. Veramente, mi ci porti? Che cosa? No, non ho controllato il museo. Veramente, mi ci porti? Che cosa? No! Cioè, fatemi cercare di capire. L'evento che mi ha portato al museo invece mi ha portato in una casa a caso. Sì, siamo nella città di Marine Silph. Che nome strano, vabbè. Me ne farò una ragione. Comunque questa città blu sembra un po' inutile. Che cosa? C'è Jack Nicholson nel ghiaccio, nel freezer, guardatelo bene, è Jack Torrance, solo con un cappello swag da pappa ed è
congelato dentro uno scaffale frigo nel centro Pokémon. Che cosa? Che cosa? Ad ogni modo, peccato che non c'è il safari. Palestra è irraggiungibile. Andiamo a fare un po'. Oddio, cosa? Per favore, esci fuori da quel freezer. Chi t'ha messo nel freezer? Chi t'ha voluto conservare per la quasi eternità? Mio Dio. Queste persone chiuse nei freezer. Veramente, questi episodi ci fanno vedere le persone chiuse nei freezer. Ma secondo me questo deve essere un effetto collaterale del riscaldamento globale che, sì, esiste. Oh my God!